Allora, salve amici. Oggi, non lo faccio mai, ma una breve, proprio una brevissima introduzione al video del nostro amico, del maestro Ernesto Casciato, perché parla di una stilografica che a me, fra virgolette, interessa parecchio. Infatti, fra me e Stilorso non siamo venuti alle mani, ci mancherebbe, ma abbiamo avuto una piccola discussione, ma neanche discussione, oserei dire un confronto filosofico proprio su questa penna, e l'andremo a valutare. Io spero veramente prossimamente di fare un video a tre, dove Ernesto parlerà di nuovo di questa penna, ma sollecitato da me, e magari con qualche domanda di Stilorso, perché è il caso di investigare ancora meglio su questa penna. Al di là di questo, una nota di servizio: questo video lo vedrete esclusivamente su questo canale, che è il secondo canale del Circolo Stilografico Romano, quello più piccolino, quello dedicato esclusivamente alle stilografiche. E io vi invito caramente che, se amate il primo, iscrivetevi anche al secondo, perché ne vale la pena, perché ha sicuramente anche del materiale prettamente studiato. Proprio, diciamo, di nicchia, anche l'approccio è un po' particolare, perlomeno per il futuro sarà così. E questo video lo vedrete comunque anche sul canale principale del Circolo Stilografico Romano, però fra un anno. Quindi, insomma, se veramente avete fretta, vi consiglio di non solo di vederlo su questo canale, ma se avete veramente la passione delle stilografiche, andatevi a vedere questo video e il resto di tutti i video. Tenete presente che nel canale più piccolo ci sono video, in tutti i giorni dispari del mese, mentre nel primo canale in tutti i giorni pari. Almeno qui ci contraddistinguiamo. Andiamo avanti e vediamo cosa dice il nostro esperto, il nostro maestro Ernesto Casciato, su questa stilografica, direi di gusto, ma sarà veramente così? I pro e i contro. Alla prossima. Amici, oggi parliamo di Casa Delta. Come sapete, è un'azienda, una manifattura che ha avuto un po' di vicissitudini, una lunga storia gloriosa e ultimamente ha ripreso le sue attività. L'ho presa solo qualche giorno fa qua a Torino, da Torino Penna, l'ho comprata lì. E vedete, il modello è una Delta di un Horizon con finitura in palladio, pennino in acciaio taglia F, finitura in palladio. Allora, l'ho presa perché mi è piaciuta subito, insomma, è stato, diciamo, un po' un amore a prima vista, quella sua particolare livrea, e quindi niente, insomma, lo sapete, quando scatta la scimmia, ecco, non perdo molto tempo a parlarvi della confezione, ma non è male, no, in linea con le cose italiane, una bella confezione sul libretto delle istruzioni, ma ecco, la penna è questa qua, la vediamo un po', eccola qua. Vedete, ha una livrea, ecco, l'altro giorno ho solo visto sul web se c'erano altre recensioni per capire un po' le impressioni anche di altri youtuber, insomma, ho visto che come al solito, cioè di cose italiane non c'era nulla, ma ho visto delle cose americane dove ovviamente per 10 minuti si è parlato di questo e non di questa, no? E vabbè, poi quando se ne parla e soprattutto poi si scrive in una maniera terribile, cioè veramente non riesco a seguirle più di pochi minuti, ma vabbè, questa è una constatazione mia. Torniamo alla penna. Allora, niente, mi ha colpito molto questa livrea. Ho fatto un post su Facebook qualche giorno fa. Qualcuno mi ha anche detto: "Ah, ma a me questa livrea fa, dico schifo, ma non piace molto." Vabbè, insomma, i gusti sono gusti. A me è piaciuta. Poi ci sono anche altre colorazioni, le altre decisamente non piacevano manco a me. Ma questa qui l'ho trovata veramente elegante, bella, con la sua finestrella, diciamo, arancio-giallo, insomma, l'ho trovata carina. Certamente una forma, un design
ce n'è molte di penne con questo design già da tempi antichi, quindi nessuna innovazione, diciamo, su quel campo lì, però è una penna davvero ben realizzata, mi è piaciuta, una clip che funziona bene, la ruzzolina gira, che non è poco e non è scontato, no? Ci ho già rimesso qualche taschino di camicia per, insomma, questa parte che non andava bene. La penna è questa qua, quindi questa resina così variegata, strana, ma a me sinceramente in questa colorazione è piaciuta molto. Caricamento a pistone, ecco, dove praticamente ho l'unico, diciamo forse lato negativo di questa penna. È un caricamento a pistone neanche tanto pesante, quindi la penna non subisce uno sbilanciamento. La posso anche caricare, cioè con il cappuccio calzato la penna va sempre bene. È stata caricata con un mio inchiostro tannico verde per avere, insomma, sempre, sapete che amo caricare l'inchiostro con più o meno i colori della livrea della penna. Ecco, il problema è quindi caricamento a pistone che funziona bene e non lo trovo pesante da sbilanciarmi la penna anche calzata. Unico neo, cioè posso capire, cioè nel senso che sicuramente ci sono penne così che hanno la possibilità di svitare il tappino qua sul codale e manovrare anche un converter. Questo invece è un vero e proprio stantuffo che mi... Vabbè, non sto a farvelo vedere se non scarico la penna, però ecco, l'avrei trovata su questa penna anche pagando qualcosa in più, ecco, con la taratura dello stantuffo, quando viene nello stantuffo fatto direttamente così, no? Quindi senza svitare, perché ogni tanto io ho bisogno di dare più, diciamo, inchiostro al pennino e in questo caso devo, insomma, togliere questo cappuccio e manovrare di qua. Certo, poi la posso usare così e gli do maggiore impulso da qua, però insomma un attimo perdere questi pezzetti qua. Quindi ecco, io avrei preferito, diciamo, tutto un tutt'uno senza lo svitamento di questo tappino. Ecco, questo è l'unico lato negativo. Ah, poi un'ultima cosa, adesso farò strabuzzare gli occhi ai più, ma ecco, non è il suo pennino originale, adesso vi spiego. Questa è una Chimera Pen, come la chiamo io, una Fake Pen, come la chiamano gli altri. Allora, il suo pennino è questo, perché avete visto finiture in palladio, in acciaio, ecco. Il pennino originario è questo, però ahimè è duro, cioè per la carità va bene, tutto quello che volete, però insomma non è il tipo di pennino che si confà alle mie caratteristiche. Però sapete, boh, avevo un pennino in oro grande, americano, molto bello, con caratteristiche veramente eccezionali, e dovevo sposarlo con una penna di qualità, quindi perché non è che posso fare le penne chimera solo e semplicemente con penne stilografiche cinesi di poco conto. Ho chiesto alla mia amica Narita se potevo provare questa penna, ma me lo sentivo già a pelle che insomma avrei potuto fare insomma, un buon matrimonio, e la cosa poi effettivamente è stata quella, nel senso che il pennino tira veramente bene. Funziona molto bene, quindi tutto il gruppo scrittura di questa penna si è sposato con efficacia e diciamo positività al pennino nuovo. Vedete, se faccio andare solo in appoggio, è veramente molto sottile, e allo stesso tempo ho un contrasto notevole e ho anche un flusso e un'erogazione dell'inchiostro veramente. Vedete, vado anche a gran velocità e me lo porta sempre bene, cosa che non è così affatto scontata. Allora, è una penna che mi piace moltissimo perché non è stato trattato un pennino tal quale, cioè acquistato e montato sulla penna, nessuna customizzazione. Vedete, ho subito, guardate, ecco, senza, cioè scrivendo proprio normalmente, senza nessun problema, senza dare delle pressioni così, ho delle variazioni di tratto interessantissime, no? Lo vedete qua.
Quindi figurarsi se vado a fare, che ne so, corsi di inglese o cose, cioè riesco a fare veramente cose stratosferiche. È veramente un piacere usarla. Vedete, proprio qualcuno poi potrebbe dirmi: ma sei matto, una penna così la trasformi? Ma allora io, cioè, per me tutte le penne hanno dignità. Volevo una penna di un certo pregio, dove gli monto sopra un pennino che probabilmente vale più della penna, no? Quindi insomma, è un matrimonio tra cose molto diverse, ma ai massimi livelli, ok? Cioè, nel senso che sono veramente. Altre cose se faccio scritture gestuali. Ecco, devo stare attento ai ritorni. Un vero piacere utilizzarlo. Chiaramente appunto come qua, dopo che schiacci e fai queste manovre molto rapide, insomma il pennino è molto generoso, ma diciamo non perdona tutto, però in condizioni normali. Lui riesce insomma a cavarsela sempre abbastanza bene, quindi diciamo una penna per un uso, diciamo, io l'ho presa proprio per farci il corsivo inglese. Appunto lo vediamo qua ancora una volta, vi faccio la prova regina dell'ovale, dove vedete un ritorno immediato e fantastico della penna, è proprio lo stesso spessore sia qua che qua, quindi insomma supera la grande. Insomma, su queste penne così che appunto è difficile trovare il matrimonio perfetto, in questo caso diciamo il tutto si sposa molto bene e quindi per me è veramente un piacere usarla. Poi ripeto, la penna assemblata bene, mi piace molto e quindi niente, complimenti anche a Delta per l'ottima fattura di questa penna. Che appunto mi ha dato molta soddisfazione in connubio, mi spiace non con loro venire, cioè magari ogni tanto posso anche montarlo perché poi insomma, si smonta molto facilmente, proprio anche a mano, non bisogna neanche di strumenti, quindi ha un incastro veramente perfetto, magari ogni tanto farò qualche giro anche con diciamo, il suo pennino di default che è qua, che conserverò, insomma, ma tanto appunto io non rivendo penne, diciamo, dalle Ginao peggiori alle più belle penne, io me le tengo tutte, quindi non è che me lo tengo perché devo poi magari rivendermi la penna, anzi questo connubio così perfetto, insomma, mi fa pensare che per un bel periodo diventerà la mia penna preferita, ok? Comunque una bella penna che la consiglio, comunque visto ci sono anche altri pennini, ci si possono mettere gli stab, insomma, ci sono altre caratteristiche che possono essere montate sui pennini che, insomma, possono dare agio e agevolezza anche con altri tipi di pennino, ok? E con questo vi saluto e vi ringrazio come sempre per l'attenzione cortese che avete avuto. Ciao a tutti, grazie ancora.